Benvenuti ragazzi in un altro video. Oggi parleremo di come fare una campagna vincente su Facebook. Quindi inizieremo un po' il nostro percorso. Ok, computer, scarica. Quindi inizieremo a capire come fare queste campagne vincenti. Cosa serve per fare una campagna lucrativa. Perché questo è il nostro scopo. Se facciamo una campagna lucrativa, facciamo guadagnare soldi al nostro cliente. Quindi se noi facciamo guadagnare soldi al nostro cliente, questo cliente sarà contento di pagarci mese dopo mese dopo mese dopo mese. Perché affinché lui guadagna, noi guadagniamo. Quindi è il nostro scopo fare delle campagne vincenti. Anche poi per il semplice motivo che quando abbiamo una campagna vincente, possiamo usarla per chiudere altri clienti. Sarà molto ma molto più facile chiudere altri clienti. Non dovrete neanche venderla. Basta fare vedere i risultati di un'altra campagna e dire: vuoi questi risultati? Ok, fai questo, pagami e avrai questi risultati. Posso farlo, l'ho fatto per questo, lo faccio anche per te. Quindi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e commenta qui sotto se hai qualsiasi domanda, se c'è qualsiasi cosa che non capisci e qualsiasi cosa che vorresti che io spiegassi meglio. Commenta qui sotto e sarà fatto. Proverò a fare un video per coprire le vostre domande. E mi raccomando, iscriviti, attiva la campanellina. Se pensi che in questo video ti stia dando abbastanza valore, se pensi di aver imparato abbastanza cose, la campanellina ti sarà utile, perché tutte le volte che caricherò un video verrai notificato. E questo qui sarà il primo video di, penso, 2 o 3, dove spiegherò come fare le campagne lucrative. Quindi se vuoi non iscriverti al canale, aspetta di guardare tutto il video. Quando avrai pensato che ti avrò dato abbastanza valore, potrai poi iscriverti al canale. Quindi iniziamo. Prima cosa ragazzi, bisogna pensare a Facebook Advertising come una macchina, come un robot. Noi comandiamo questo robot e gli diciamo cosa vogliamo fare, chi vogliamo raggiungere, l'età di queste persone che vogliamo raggiungere, dove vivono, cosa fanno, tutte le informazioni di queste persone, chi sono. E questo robot, che è Facebook Advertising, va e cerca queste persone. Quindi ragazzi, bisogna pensare come se sia un robot. Questo robot va e cerca di fare il massimo per darci risultati basati su quello che noi le abbiamo chiesto all'inizio, sulle informazioni che noi gli abbiamo dato. E questo robot è intellettuale, quindi diventa bravo giorno dopo giorno. Quando noi gli diciamo fai una cosa, cerca queste persone qui, vogliamo queste persone che fanno queste cose, Facebook diventa bravo giorno dopo giorno, studia sui suoi sbagli, studia su man mano che il tempo passa, studia basato sui risultati che ottiene. Quindi è proprio nel vero senso della parola un robot intellettuale che migliora col tempo. Prima cosa ragazzi, per fare una campagna lucrativa è capire l'obiettivo di questa campagna. Andiamo all'interno di Facebook Advertising, che è questa piattaforma qui, come potete vedere. E quando vogliamo iniziare a creare un ad, la prima cosa che ci chiedono che cosa vuoi fare, qual è lo scopo, l'obiettivo di quest'ad. Lo scopo può essere brand awareness, reach, mai usato questi qua, traffico, engagement, installazione della tua applicazione, video views, lead generation, messaggi, conversione, nel tuo carrello, visite nello store. Quindi ci sono vari tipi di obiettivi. Quindi prima di iniziare devi avere una visione già di quello che tu vuoi avere. Quindi se noi vogliamo avere delle conversioni, che le conversioni possono voler dire leads, possono voler dire vendite, qualsiasi cosa che avviene all'interno di un sito web che è traccata dal Facebook Pixel. Ok, non ti confondere, Facebook Pixel è una cosa che spiegherò poi, c'è già un video dove un po' l'ho introdotta, e normalmente è un pixel, un codice. Quindi cancella, non ti voglio confondere, pensiamo adesso per quanto riguarda conversione, vuol dire qualsiasi cosa che avviene all'interno di questo sito web, che cosa avviene in questo sito web viene... Ce lo dice il pixel, perché il pixel che guarda tutte le cose che avvengono in questo sito web, guarda la gente cosa clicca, cosa fa, da dove viene, cosa non fa, quanto tempo rimane, tutte queste cose vengono viste dal pixel. Quindi se noi vogliamo una conversione, sappiamo che c'è stata una conversione grazie a questo pixel, perché questo pixel qua ci dice tutto, che si chiama appunto Facebook Pixel. Oppure traffico, se vogliamo semplicemente mandare del traffico ad una pagina web. Abbiamo una pagina web, una landing page e mandiamo del traffico. Quindi Facebook cosa farà? Andrà a cercare tutte le persone che hanno... sono più predisposta a cliccare nella tua ad e andare a visitare un blog, un video, una pagina e iniziare a leggere il contenuto che c'è nella pagina. Comunque andare in un'altra pagina. Engagement, quindi Facebook cosa farà? Troverà le persone, perché questo qui è il nostro obiettivo. Noi vogliamo che questa qui abbia tanto engagement, quindi non ci interessa di vendere adesso. Se facciamo un ad engagement,
Lo scopo non deve essere quello di vendere, ma sarebbe quello di avere tanti mi piace, tante condivisioni, tanti commenti, tanto engagement nella nostra app. Oppure installazione dell'app se stai promuovendo un'app, ovviamente. Video views vuol dire che il nostro scopo non è né avere engagement, né avere conversioni, né avere vendite, né avere gente che fa vedere il nostro sito web, né gente che viene da noi, niente di tutto ciò. Vogliamo che il maggior numero di persone guardino il nostro video. Quindi Facebook cosa fa? Il robot fa cercare le persone più predisposte a guardare il video. E così stessa cosa con lead generation. Cosa vuol dire lead generation? Lead generation vuol dire che è quella che uso più spesso io, che quando tu clicchi nell'ad diventi una leads. Vuol dire che tu gli dici: io voglio persone che siano disponibili a diventare miei lead. Quindi io gli do qualcosa di gratuito e in cambio loro scrivono le loro informazioni. Adesso io ti spiego una cosa. Lead generation, se tu vuoi avere i leads, le puoi avere anche con conversione. Perché? Perché una conversione potrebbe essere una lead all'interno di una landing page. Se non sai cos'è una landing page, la landing page è un sito di atterraggio. Quindi una pagina come un sito web. Quindi la prima pagina che vedi, e le landing page solitamente hanno un obiettivo ben preciso, quindi vogliono farti fare qualcosa. Sia che sia iscriverti al webinar, sia che sia darti un ebook gratuito in cambio delle tue informazioni, una guida gratuita, darti qualsiasi cosa, solitamente sono molto driven, quindi c'hanno, non ti confondi tanto, lo vedi proprio, sono lì che ti dicono sempre fai questa azione, questa è una landing page. Quindi se noi vogliamo conversione, possiamo avere una conversione all'interno della lead, quindi lo scopo della nostra adesso vi spiego la differenza tra lead generation e conversione. Lo scopo della nostra ad, perché vi ho detto, prima di fare l'ad bisogna sapere lo scopo finale che noi vogliamo raggiungere alla fine. Quindi facciamo finta che adesso lo scopo finale è quello di avere delle lead. Io faccio quest'ad qui, voglio avere delle lead. Cosa intendo per lead? Potenziali clienti, persone che alzano la manina e danno le loro informazioni e dicono: io voglio questa cosa gratuita. Quindi si autoqualificano per essere lead, quindi magari poi da quella cosa gratuita che tu gli dai potrai poi vendergli il tuo servizio. Quindi noi, nostro scopo è lead generation, vuol dire che vogliamo delle leads. Possono essere sia lead generation, quindi un ad dove tu clicchi, ti esce nome e cognome e tu dici apply, dici io voglio, mandi le tue informazioni e hai in cambio la cosa gratuita che tu avevi chiesto. Per esempio come io faccio con le ad dei dentisti o ad di, per esempio, palestre. Cosa dici? Dici, dai per esempio una visita gratuita, la prima visita gratuita. Quindi Facebook ti trova su Facebook persone predisposte che hanno già fatto questa azione, perché sono queste quelle che costano meno, qualcuno che ha già fatto questa azione, che cliccano in quest'ad e che poi mandano le loro informazioni al mio cliente, alla persona che ha fatto l'ad, in cambio di questa cosa gratuita. Conversione potrebbe essere una conversione lead, quindi lo stesso scopo fatta con un tipo diverso, con conversione. Adesso ti spiego qual è la differenza. Conversione e in lead avviene in una landing page, quindi in una pagina diversa. Adesso prova a pensare. Facebook ti darà, te lo dico già adesso, ti darà dei risultati molto maggiori quando tu userai lead generation. Uno, perché quando tu sei su Facebook, quando clicchi nell'ad, ti esce tipo una finestra dove ci sono già scritte le tue informazioni, perché su Facebook tu c'è già il tuo nome e cognome e molto spesso hai già messo anche il tuo numero di telefono e la tua mail, sono già registrati. Quindi si autocarica, è auto prescritto, vedi già le tue informazioni che sono già lì. Quindi l'unica azione che tu devi fare è cliccare il bottoncino, ok, voglio farlo, voglio questa cosa gratuita, scarica questa cosa, fammi vedere questo webinar, qualsiasi cosa che tu vuoi, devi solo schiacciare quel bottoncino lì. Quindi è già tutto prescritto la maggior parte delle volte, oppure a volte devi correggere qualcosina. Quindi tu potrai già immaginare perché avrai dei risultati maggiori. Ovviamente perché ci sono pochi step, quindi tu devi fare solo uno step, solo schiacciare un bottoncino e tu hai già una lead. Quindi avrai molte più lead, è molto più facile che una persona clicca solo un bottone, clicca nell'ad, esce la finestrella, dice ok sì voglio questa cosa qui e clicchi. Però questo comporta un abbasso della qualità di queste lead. Quindi può darsi che tu hai una quantità grande di lead, ma la qualità di queste lead non è alta. Perché più resistenza tu dai a una lead, più step dai a una persona da fare per ottenere qualcosa, più questa persona è di alta qualità. Vuol dire che davvero lo vuole. Tante persone che prendono lead generation magari non risponderanno neanche al telefono. Hai capito? Intendo, ne avrei tantissime. Però la qualità è un po' più bassa. Però, tuttavia, io è quello che uso di più.
Adesso ti spiego anche perché i risultati maggiori con lead generation. Perché Facebook vuole, Facebook guadagna quando tu rimani su Facebook, giustamente. Perché Facebook vuole tenere le persone il più possibile su Facebook. Perché? Perché tu quando sei su Facebook, penso ogni 4 post, ogni un tot di post, c'è una pubblicità. E Facebook guadagna quando tu guardi quella pubblicità. Quindi Facebook vuole che tu rimani il più possibile su Facebook perché lui guadagna. Quando tu rimani, guardi una pubblicità, la seconda pubblicità, la terza pubblicità, e le persone che hanno messo quella pubblicità lì pagano. Quindi Facebook guadagna. Quindi Facebook vuole che tu rimani lì. Se tu fai un ad su conversione, su una landing page, quindi se una persona clicca, va in una landing page, e poi nella landing page deve scrivere le sue informazioni per diventare lead. Stai portando fuori la gente da Facebook. Facebook non vuole questo, è per quello che non le spinge tanto queste ad qui. Non avrai tanti risultati. Facebook farà di tutto per darti più risultati possibili quando tu usi lead generation. Perché? Perché le persone rimangono su Facebook. Quando cliccano esce la finestrella dove ci sono scritte tutte le cose che tu avrai e dici ok, mandi le tue informazioni, clicchi il pulsantino, ok voglio questa cosa, scarica questa cosa, qualsiasi cosa sia il bottone, lo clicchi e tu sei ancora qui su Facebook, continui a scrollare. Quando tu fai una landing page, quindi un ad su conversione per lead, quando tu clicchi vai in una landing page, penso che anche a te ti sia successo tante volte, clicchi e vai in un altro sito esterno, quindi tu sei uscito da Facebook, non stai più usando Facebook, e quando tu sarai in quel sito, magari poi rimani in quel sito, magari poi vai a fare qualcos'altro, quindi Facebook non lo spinge tanto. Tuttavia, la qualità delle lead è molto 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 più alta quando fai conversione, quindi è qualcosa che consiglio per le persone che vogliono delle lead di alta qualità, oppure sì, vogliono delle lead di alta qualità oppure stanno vendendo qualcosa, le ad su conversione sono le migliori. Penso che siano le migliori, migliore qualità, migliore tutto. Però, tuttavia, per quanto riguarda solo l'acquisizione di lead, lead generation è quella che ti darà più risultati possibili. C'era un volume molto alto, però la qualità sarà a volte un po' bassa. Però non ci interessano all'inizio, ci interessa mandare il più possibile numeri di telefono e di contatti di gente, potenziali clienti che hanno alzato una manina, hanno detto io sono interessato a questa cosa gratis, che potranno essere potenziali clienti. Quindi non li mandiamo al nostro cliente, il nostro cliente li contatterà. E eventualmente poi alla fine se li converte, vabbè a dire la verità non ci interessa se li converte o no, a noi ci interessa che delle persone sono andate e gli abbiamo portato delle leads. Perché poi se loro non sono bravi a vendere, noi non prendiamo credito nella vendita, noi siamo dei marketer, portiamo della gente. Quindi facciamo finta che io faccio questo mese qui, porto ho trovato tipo 40 lead, quindi facciamo 30 lead, 30 persone che hanno alzato la mano e vogliono una visita gratuita per andare dal dentista, quindi la prima visita gratuita. E solo di queste 30 persone vanno 15, è un numero gigantesco. Se di queste 15 persone nessuna prende il trattamento, non è colpa mia, perché queste persone sono qualificate, sono persone che alzato la manina, hanno problemi ai denti e vogliono andare dal dentista a fare questa visita gratis. Però magari non le è piaciuto l'ambiente, o magari non il dentista gli puzzava l'alito, o magari ci sono vari fattori che non dipendono da noi marketer, quindi non è colpa nostra se loro li chiudono o no. Io solitamente non glielo chiedo neanche, a volte glielo chiedo solo per curiosità, solo per capire bene quanto li sto facendo guadagnare. Però potrei anche non chiedergli neanche quante persone hai convertito. Ma capisco che hanno guadagnato abbastanza soldi quando sai che vuole sempre rinnovare il mese dopo. Quindi non dice niente. Quindi sì. Questo qui è la prima cosa che noi dobbiamo vedere. Qual è il nostro scopo che noi vogliamo ottenere? È la prima cosa che ci chiede Facebook. Scegli il tuo obiettivo. Quindi facciamo finta che sia traffico. Quando fai traffico, per esempio, Facebook ti trova le persone più predisposte ad andare in questo sito. Però poi, all'interno di questo sito, loro possono prendere le azioni più che vogliono. Hai capito? Possono magari andare lì e poi mollare e andare via da quel sito. Per quello che conversioni dico che è il migliore. Perché tu, quando fai una conversione tipo lead, che tipo persone che entrano all'interno, quindi è traffico, quindi la gente va lì, però una volta all'interno del sito fa un'azione, una determinata azione che tu dici a Facebook ok, questa è una conversione, sia che sia lead, sia che sia una vendita, qualsiasi iscrizione a un webinar, qualsiasi tipo di azione tu dici a Facebook, la determini, questa azione qui, questa azione A è una conversione. Facebook va a trovare all'interno di Facebook persone che hanno già fatto questa cosa qui, persone che hanno già cliccato in un ad, sono andati in una landing page, all'interno di questa landing page sono diventati leads oppure hanno acquistato. Facebook farà di tutto di trovare queste persone e persone più simili a queste persone qui. Quindi per quello che dico che il migliore è conversione, ragazzi, ma è un livello un po' più difficile perché c'è da saper usare un po' il pixel, Facebook pixel,
farò un video dove spiegherò anche cos'è Facebook Pixel, non vi preoccupate, vi spiegherò tutto, però piano piano, passo per passo. Quindi una volta deciso il nostro BTO, facciamo finta traffico, andremo nell'adset. L'adset che cos'è? È il livello più basso, dove noi diciamo al nostro robot, a Facebook, diciamo guarda Facebook, ok, l'obiettivo è questo. Adesso io questo obiettivo lo voglio raggiungere all'interno di queste persone qui. Voglio che siano queste persone qui, che hanno questa età, che hanno questi interessi, persone che hanno messo mi piace alla mia pagina, persone che vivono in questo posto, che parlano questa lingua. Metti tutte le informazioni di questo ideale cliente che tu vuoi. Poi dici dove vuoi posizionare la tua ad, quindi non lo so, su Facebook, su Instagram, perché quando tu fai Facebook ad puoi anche mettere le cose su Instagram. Non lo so, per esempio quanto vuoi pagare, quanto vuoi spendere, poi cos'altro, budget, sì, quanto vuoi spendere, placement, dove lo vuoi mettere, tutto qua, posto. Quindi poi andare in un altro livello dove c'è proprio l'ad, dove costruisci l'ultimo livello. Ragazzi, la prossima volta, il prossimo video vedremo il secondo livello, quindi l'adset, poi vedremo l'ad, riusciremo a capire come fare un ad che converte bene. Oggi abbiamo visto il primo livello, che è quello che è che per fare una bella ad dobbiamo prima, proprio non dobbiamo far passo per passo, dobbiamo prima avere una visione lunga di quello che noi vogliamo e basato sull'ultimo step che noi vogliamo, iniziamo creando la campagna su scegliendo qua cosa vogliamo. Perché esiste engagement, per esempio? Adesso tanta gente mi dirà, ok, allora sarà sempre o conversione o lead generation, io voglio sempre lead. Dipende, adesso vi dirò delle cose un po' più advanced. Dipende perché, per esempio, se io mando ad un ad, queste sono strategie un po' più advanced, non dovrei neanche spiegarle adesso qui. Però comunque, per esempio, video views, perché io vorrei un video, perché fare un ad su video views? Perché tu puoi fare un video e quando ci sono delle persone che hanno guardato, per esempio, il 75% di questo video, tu hai mandato, per esempio, 200 persone che hanno guardato questo video qui. Questo video parla di conigli. Hai capito? Per esempio, parla di conigli. Io che guardo quel video lì, non mi interessa, guardo 20 secondi di quel video, 15 secondi, 10 secondi, quello che è, e vado via, no? Ci sono, però, l'hanno visto 200 persone. Le persone che l'hanno visto tutto, cosa vuol dire? Vuol dire che sono interessate ai conigli. Quindi tu puoi fare una, questa qui è la prima campagna, su views, quindi stai portando il traffico a far vedere quel video. Poi vai e crei un'altra campagna e a questa campagna gli dici, io voglio ritargetizzare le persone che hanno visto il 75% di questo video. Quindi si autoqualificano, non lo sanno, ma diventano già delle leads. Hai capito cosa intendo? Dei potenziali clienti, perché hanno alzato la manina in un altro modo, non hanno dato le loro informazioni, ma l'hanno fatto in un modo un po' passivo, un po' senza accorgersene. Hanno guardato tutto il video o più di metà del video, quindi automaticamente io so che domani quando rimanderò un ad facendoli vedere conigli in sconto oppure, non so, vestitini per conigli, so che quella persona che ha visto il 75% di quel video è più probabile che converta. T'ho appena detto una piccola cosa che vale un pochino di soldi, spero voi apprezzate. Per quello, ragazzi, che vi dovete iscrivere al canale, attivate la campanellina, mettete mi piace, commentate qui sotto se avete qualsiasi domanda e ragazzi, questo è tutto.